Amici sportivi di Cosmos TV, buon pomeriggio dallo stadio Vertucci di Teggiano. Si gioca la decima giornata del campionato di promozione Girone D. Ma Guerrera ancora in posizione, attenzione, Morea in aria, il gol! Ha segnato Morea! Ha segnato il Valdiano, ha segnato il gol dell'1-0. Un grande close del numero 4 del Valdiano. Una pennellata che è caduta sulla testa di Morea, che al limite dell'area piccola non poteva e non ha sbagliato, mettendo a referto il suo 11° gol stagionale. Morea lancia verso Costanzo, Costanzo in aria, Costanzo il tiro, poi il gol, ha segnato Morea. Ben ritrovati dallo stadio Vertucci di Teggiano per il secondo tempo della partita di campionato di promozione Girone D tra il Valdiano e Olympic Salerno. È Pipolo, Pipolo prova a lanciare Sissé, Sissé col fisico si libera di un avversario, intanto serve Morea, Morea in aria, salta il portiere, poi il gol! Ha segnato il Valdiano, ha segnato Morea, ha segnato il 3-0. Testa, cerca e prova a mettere in moto Morea, ma viene fermato, ma rinviene l'attaccante del Valdiano che si accentra. Sissé prova a giocare col suo fisico, Sissé è partito lui, Sissé, Sissé in area, Sissé, il gol, ha segnato Sissé, ha segnato il Valdiano. Quattro sono i punti che a questo punto dista la formazione di casa dalle inseguitrici, dunque il Valdiano vince, la partita finisce, Valdiano 4, Olympic Salerno 0, tripletta di Morea, gol di Sissé, capolista in fuga. Al termine della partita vinta dal Valdiano 4-0 contro l'Olympic Salerno con Simone Onnembo, oggi una grande prestazione della squadra, ma soprattutto anche una tua ottima prestazione e un ritorno, tre partite, tre grandi prestazioni. Oggi è mancato solo il gol, però la media di un gol ogni partita c'è comunque. Sì, sì, vabbè, il gol non è importante, l'importante è vincere. Questo è. Ecco, una squadra che sembra rinforzata dall'acquisto di la mattina, da Sissé che entra e fa la differenza. E quest'anno ci sono tutti i presupposti per vincere questo campionato. Sì, sì, dopo quello che è successo l'anno scorso siamo arrabbiati e quindi vogliamo vincere. Dopo la sconfitta 4-0 contro il Valdiano, con mister Belmonte un'analisi su questa gara che la sua squadra ha perso. Allora, già la partita era difficile perché si sa il valore del Valdiano, che è la più seria candidata a vincere il campionato. Poi durante la settimana comunque ci sono state 3-4 persone che sono venute a mancare, per noi molto importanti, quindi già era difficile, si è fatta ancora più difficile.
Però si sa, noi non è che dovevamo fare punti qui contro la prima classificata che è di un altro pianeta. Ci aspetta una grande partita domenica contro il Picciola, che è, diciamo, uno scontro diretto. Lì dobbiamo fare punti. Adesso si sapeva che il Valdiano, secondo me, farà campionato a sé, perché è una delle squadre che ha speso di più ed è la più seria candidata a vincere. Complimenti a loro e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ecco, lei è subentrato queste settimane alla guida tecnica dell'Olympic Salerno, però vediamo che anche, ci sia un anche nella vostra società si crede molto nei giovani. Alla fine avete fatto entrare giocatori della Juniores come Cretella, Brancaccio, che tutto sommato dimostrano di avere delle qualità per giocare in questa categoria. Sì, lavorare con i giovani, io vengo da un campionato vinto con gli allievi nazionali della Salernitana, lavorare con il giovane è molto bello ed anche molto impegnativo. Se il giovane è di qualità e di valore, bisogna dargli l'opportunità di mettersi in mostra, perché comunque l'avvenire di questi under. Quindi se il giovane è bravo, io non ci perdo due tempi a metterlo in campo. Ecco, chiudendo con una domanda sulla partita di oggi, cosa si porta di buono da questa trasferta in terra valdianese? Porta di buono aver fatto esordire qualche ragazzo della Juniores. Per il resto bisogna lavorare tanto, 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 perché sia fisicamente che da un punto di vista mentale bisogna lavorare tanto. Vittoria meritata del Valdiano. Per la squadra di Tudisco vige la regola del 4 gol nelle ultime 4 partite, 4 gol di distanza dalla seconda in classifica dopo la giornata di oggi. È dunque una squadra che soddisfa il tecnico dopo due passi a vuoto in trasferta nella prima parte del campionato. Ci potevano stare i passi a vuoto, anche perché abbiamo giocato due partite che ancora nell'intero organico mancavano degli elementi importanti. Adesso ho giocato quasi tutti, la squadra, diciamo, ha una competizione interna, nel senso che praticamente ho una rosa e ho la possibilità di scegliere, questo è un allenatore importante. Abbiamo legittimato, diciamo, una prestazione anche se non eccellente ma buona, perché eravamo, li ho visti un pochettino oggi non brillanti, quindi ho visto la squadra non brillante, però sempre vogliosa, sempre una squadra che vuole e sa quello che deve fare. Ecco, quello che è balzato un po' all'occhio oggi, l'assenza di parate decisive da parte di Villani, dunque ancora una volta quadratura della difesa, del centrocampo e dell'attacco, è un inserimento, quello di la mattina, che sembra giovare, vista anche l'assenza di Giordano oggi per squalifica. Il ragazzo è stato testato in settimana, mi riferisco alla mattina, è del 93, un ragazzo bravo che sicuramente ci può venire a dare una mano. Avevamo degli squalificati, avevamo uno squalificato come Giordano, avevamo fuori Grippo che comunque li stiamo gestendo perché viene da una forma acuta di pubalgia, e quindi sono stati bravi a interpretare bene la situazione. Sicuramente la cosa, il dato che mi conforta non è solamente quello offensivo, significa che è praticamente realizzativo, ma anche quello che abbiamo difeso bene, con ordine, abbiamo rischiato poco e niente, anche contro un avversario che domenica scorsa ha fatto 5 gol all'avversario, quindi un avversario che è davanti a due attaccanti importanti di categoria, e quindi questo lascia ben sperare, augurare che comunque possiamo solo che migliorare. Ecco, troviamo una nota negativa, forse un po' troppo egoismo sotto porta da parte di alcuni attaccanti, quando forse avrebbero potuto darla al compagno meglio piazzato. Ma sotto certi punti di vista l'egoismo nasce per l'attaccante, nasce con l'attaccante, quindi fondamentalmente. Però è normale che nel momento in cui ci sono le possibilità di poter dare la palla e offrire al compagno che sta nelle migliori condizioni, penso che sia una cosa scontata e normale. Però fondamentalmente questa è una squadra che gioca l'uno per l'altro, quindi non vedo egoismi o i centrismi che mi possono fare in questo momento, assolutamente no, anzi sono contento con così. Chiudo con questa domanda: a questo punto il Valdiano sembra una squadra quadrata, compatta, dove si può migliorare visto quanto mostrato in queste ultime 4 giornate di campionato? Si deve migliorare sempre, in ogni allenamento, in ogni prestazione. E quando riusciremo a fare tutto alla perfezione, il Barcellona, faccio sempre questa parentesi, il Barcellona è la squadra che è più forte al mondo in questo momento, lo sta dimostrando da già diversi anni, quindi, ma per arrivare alla perfezione
sono trascorsi tantissimo tempo, hanno lavorato e hanno costruito. Questa è una squadra che praticamente adesso è in fase embrionale, è una squadra che sta crescendo da 3 mesi a questa parte, con elementi nuovi, che elementi che comunque non avevo mai preso a far parte di queste competizioni, quindi c'è sempre da migliorare, soprattutto nel calcio. Questa è una squadra che ha potenzialità, perché fondamentalmente è una squadra molto giovane, un'età media di 22 anni, è una squadra che ha, ripeto, che ha fame di voler arrivare a dei traguardi importanti. Chiudo con quanto ha detto l'allenatore dell'Olympic Salerno prima ai nostri microfoni, dicendo che il Valdiano da questo momento in poi farà campionato a sé in questo girone D della promozione. Lei concorda con le parole del suo collega, oppure è troppo buonismo e ci sarà ancora tanto da sudare per raggiungere l'obiettivo? No, beh, sicuramente mister avversario oggi è stato molto 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 buono, nel senso che non si fanno mai i campionati a sé. Abbiamo delle antagoniste molto forti, come la Pontelagnano, come la Temeraria, e anche se il Cilento ha avuto dei passi falsi, comunque è una squadra comunque sempre seconda in classifica. Noi stiamo legittimando un periodo importante di crescita, oltre che di risultati. E quindi cerchiamo di ottenere sempre risultato tramite il gioco. Quindi il campionato a sé non se ne fanno, è un campionato difficile, un campionato lungo, un campionato che a dicembre, dove ci saranno le campagne di trasferimenti, soprattutto in giro di ritorno, può essere un altro campionato. Quindi noi dobbiamo guardare a noi stessi.